ammettiamolo, all'inizio è stato complicato capire la gravità di ciò che stava accadendo. Troppi pareri discordanti degli esperti, troppi pochi presidi di protezione a disposizione del personale sanitario. Wanda, che fa l'infermiera e lavora con pazienti affetti da patologie psichiatriche, ha gestito la situazione cercando il più possibile di mantenere la propria serenità interiore. Ma affrontare la paura altrui, sapere dei rischi che stavano correndo i lavoratori e le lavoratrici della sanità, non è stato facile. Ora è il momento di fare i conti con ciò che la pandemia ci ha fatto capire: l'importanza del rispetto della natura, il valore del legame con gli altri, il senso del tempo e come farne buon uso. Restano i lutti che il virus ha provocato e le difficoltà economiche di chi per mesi non ha potuto lavorare. Restano i bambini che aspettano che la scuola riapra, e forte è la consapevolezza che il futuro sarà quello che sapremo costruire. In un primo momento, come tanti, avevo sottovalutato la situazione. Quando il 4 marzo è stato annunciato che dal giorno successivo sarebbero state sospese le attività didattiche nelle scuole, mi sembrava tutto troppo esagerato e che le misure adottate fossero piuttosto eccessive. Nel frattempo ascoltavo le opinioni di vari virologi che erano spesso contraddittorie e poco chiare. Essendo nell'ambito sanitario, ho continuato a lavorare, sono infermiera sul territorio e seguo gli utenti affetti da patologie mentali. Pur non essendo in un reparto Covid, il lavoro è aumentato anche per noi. Tante erano le telefonate con la richiesta di essere ascoltati e tranquillizzati. Le visite a domicilio sono proseguite inizialmente senza alcun tipo di protezione, semplicemente mantenendo la distanza, e poi in un secondo momento sono arrivate le mascherine chirurgiche e infine le FFP2. Ho sempre cercato di mantenere una tranquillità interiore, ma la preoccupazione è iniziata dopo una visita a domicilio per eseguire un'iniezione ad un paziente che presentava sintomi lievi e avevo solo la mascherina chirurgica. Dopo aver ricevuto la notizia della sua positività al Covid, è sopraggiunta l'ansia, soprattutto per la paura di infettare i miei cari, mio compagno, mia figlia, ma soprattutto i miei genitori che comunque sono anziani. Durante tutto il periodo dell'emergenza devo dire che le emozioni sono state tante, dalla gratitudine di poter lavorare, quindi uscire di casa, peraltro senza traffico, sembrava tutto così reale, al dispiacere nell'apprendere di persone conosciute ricoverate in rianimazione, alcune purtroppo decedute. Il pensiero spesso andava ai miei colleghi costretti a lavorare bardati dalla testa ai piedi, con ritmi lavorativi al limite. Ho avuto la fortuna di vivere in un piccolo villaggio situato nelle vicinanze del bosco, e il fatto di uscire quotidianamente, perché comunque ho un cane, ho avuto il privilegio di osservare e di godermi il risveglio della natura, di udire il canto degli uccelli mai così vivaci, e di vedere animali selvatici riprendersi i propri spazi avvicinandosi ai centri abitati grazie proprio al silenzio che regnava. Al di fuori della quiete di questo piccolo mondo è stato impressionante in quel periodo andare a fare la spesa, guardarsi attorno e vedere negli sguardi spaventati la paura dell'altro. Una cosa che inizialmente è stata molto complicata è la didattica a distanza, anche perché diciamo che trascorrevo le giornate di riposo dietro a mia figlia per cercare di spiegarle i compiti, spesso con la necessità di andarmi a rivedere le regole imparate una vita fa e con metodologie di insegnamento totalmente diverse da quelle che utilizzano oggi. Mia figlia ai primi tempi si sentiva in vacanza e quindi ho anche dovuto trovare degli stratagemmi per motivarla. La distanza fisica dai compagni di scuola e dagli amichetti della ginnastica ritmica è stata in parte mitigata dall'uso di WhatsApp, dove comunque hanno fatto dei gruppi, e dagli incontri su Meet e Zoom. E quindi in qualche modo la
tecnologia è riuscita a farli sentire un po' meno distanti e un po' più vicini tra loro. Dal punto di vista economico abbiamo avuto delle difficoltà legate al fatto che il mio compagno ha una ditta in proprio e non ha potuto lavorare per diversi mesi. Spero che questa pandemia, con il conseguente isolamento, il fermarsi della vita frenetica a cui molti si erano abituati, abbia portato molte persone a riflettere su cosa è veramente importante. Spero che ci sia un risveglio su quanto sia fondamentale il sostenersi e l'aiutarsi a vicenda e soprattutto quanto sia importante e necessario avere un profondo rispetto per la natura e per gli animali. Credo purtroppo che sarà per molti una ripresa lenta e difficile. Penso a chi ha un'attività in proprio e si deve adattare alle nuove norme, oltre a fare i conti con le entrate azzerate dei 2 mesi di blocco. Penso a chi ha avuto lutti difficilissimi da rielaborare ed accettare. Io mi ritengo molto fortunata e soprattutto grata per non aver subito perdite di persone care. E grata soprattutto per le scelte che ho fatto in passato, per esempio l'aver deciso di lavorare in ospedale part-time per avere del tempo libero da dedicare alle mie passioni, alla famiglia, agli amici, è stata secondo me illuminante. Spero e auguro a tutte le persone di trovare la forza per andare avanti.